Allora, Conti di Sicilia, una profonda modernità, qualcosa di antico ma anche di moderno, perché un film su questi narratori orali? Sì, esattamente come dici te, cioè volevo fare un viaggio antico, quindi con questo furgone rosso guidato da Chisciotte, immaginario che è come così con la lancia protesa in avanti ci guida verso un futuro utopico. Però al tempo stesso attraversando la Sicilia di oggi, quindi non volevo fare una cosa edulcorata in costume, quindi una Sicilia di oggi che è piena di contraddizioni, perché Goethe definiva la Sicilia un deserto di fecondità, no? Cioè pieno di contraddizioni, e quindi vedere attraversare Orlando in questo furgone che attraversa il triangolo della morte, e c'è la zona di Partinico dove vive Vincenzo Pirrotta, che interpreta un Orlando furioso perché è stato tradito dalla mafia, cioè perché Madre Sicilia lo ha tradito. Non quindi perché... antico e contemporaneo. Esatto, mi ha acceso questa miccia, ho detto allora forse qui in Sicilia si può raccontare il mito dando al mito una dimensione di contemporaneità, ed è questa la chiave che mi interessava, cioè contemporaneizzare il mito, perché qui lo fanno, cioè Gaspare Balsamo che interpreta Chisciotte, lui ha scritto, quando l'ho conosciuto mi ha raccontato, allievo di Mimmo Cuticchio, che lui ha scritto una radiofarsa dove appunto c'è Don Chisciotte che cammina lungo la Sicilia e incontra vari personaggi come Falcone, Borsellino, Peppino Impastato, e quindi c'è, cioè, in fondo il Chisciotte è una, Peppino Impastato è una reincarnazione del Chisciotte, ecco, e Chisciotte rivive in Peppino Impastato e in tutti i sognatori che sapevano benissimo che non era vero, ma ci credevano lo stesso. Quindi c'è una commistione, una combinazione di elementi antichi e sempre universali, e questa è una Sicilia, e lei è anche direttrice artistica di un importante festival, lei nella Sicilia quindi non trova, diciamo, un'omologazione rispetto alle, cioè trova degli artisti da Cuticchio, Pirrotta, in Cudine, e quindi mi dà l'impressione comunque di andare oltre, diciamo, una visione invece omologata che si ha spesso della società attuale. Sì, infatti io dico sempre che io vivo in continente a Roma, però in realtà non mi sento, cioè mi sento che la mia casa è la Sicilia, perché nel bene e nel male qui le tradizioni resistono, quindi vedi anche nelle facce delle persone un mondo desueto che non esiste più, anche come le facce proprio, cioè la gestualità, e anche il modo di parlare e di raccontare è diverso, cioè ancora qui c'è la tradizione della famiglia, per cui attorno a focolare comunque ti racconti delle storie, cose che noi abbiamo perso e si sta perdendo anche da voi, quindi speriamo di non perdere queste tradizioni, e soprattutto con questa giovane nuova generazione di narratori orali che riportano appunto sul palco e sulla scena questi grandi miti del passato, però interpretandoli nel presente, attualizzandoli, secondo me abbiamo speranza. Per quanto riguarda invece il festival documentari film a Salina? Sì, la 17ª edizione si svolgerà dal 13 al 17 settembre a Salina e avrà come tema Donna oltre i confini, perché vogliamo puntare l'attenzione sull'immagine femminile oltre i confini, la donna è isola ma è appunto anche senza confini, perché il mare, ecco, lei, il mare divide ciò che cioè unisce ciò che separa. Faremo un focus sulla cinematografia femminile iraniana, e quindi invitando in giuria una grande documentarista che è Mitra Farani, e perché pensiamo che in questo momento bisogna dare voce, cioè abbastanza un'emergenza, ecco. Tanti ospiti femminili, ma non dico altro.